Questione reddito di cittadinanza. Sulla questione del reddito di cittadinanza ci siamo scagliati tantissime volte perché è stato effettivamente una misura, tra virgolette, fallimentare. E metto le virgolette perché? Perché da un lato abbiamo avuto tantissime persone che hanno preso questo reddito senza averne diritto, ma dall'altro il fallimento più grosso sicuramente è stato rappresentato dai navigator, che poi si sono trasformati in persone che a loro volta avevano necessità di trovare lavoro più che invece aiutare le persone che percepivano il reddito ad individuare una collocazione. Cosa sta succedendo adesso? In pratica sono stati ritagliati, almeno queste sono le cifre che non sono ufficiali, ma insomma escono dalle fonti che riguardano la preparazione della manovra di bilancio, circa 200 milioni di euro per rifinanziare il reddito, che significa comunque un taglio di un miliardo, che non è poco. Ora, qual è il punto politico di questa faccenda legata al reddito di cittadinanza? Vari, anzi. Da un lato uno potrebbe in modo semplicistico vedere semplicemente uno scontro tra il centrodestra, che è stato sempre notoriamente contrario, in modo particolare poi Forza Italia, che ha sempre votato contro, ed l'area invece dei 5 Stelle, per loro era una bandiera, e anche in parte del Partito Democratico. Ma il punto vero però di equilibrio, a nostro avviso, l'ha trovato il Presidente del Consiglio, perché in realtà non è contrario il Presidente del Consiglio ad individuare degli strumenti che consentano di aiutare le persone che sono in difficoltà economica dovuta alla pandemia. Non vuole ovviamente quello che è lo sperpero di denaro, quindi la discussione al reddito di cittadinanza si è trasferita su come andare a utilizzare i fondi del taglio al reddito di cittadinanza, perché da un lato c'è un centrodestra che preme soprattutto per quelli che sono per quello che è un riutilizzo, per ad esempio il taglio del cuneo fiscale oppure la riduzione dell'IRPEF, e dall'altro invece il Partito Democratico, che vorrebbe più che altro finanziare con questi soldi nuovamente degli ammortizzatori sociali, che è uno degli altri grandi temi che dovranno essere affrontati. La lezione che noi possiamo prendere da questo tipo di vicenda è però quella pratica, sulla quale vorremmo insistere un attimo e far concentrare un po' l'attenzione di tutti. Noi dobbiamo pensare che sono stati soprattutto i comuni, che sono quelli che poi aiutano le persone in difficoltà perché le conoscono direttamente attraverso le strutture dei servizi oppure attraverso quelle che sono le strutture degli assessorati dedicati al sociale, che si sono trovati in grave difficoltà, perché i fondi destinati al fondo per la povertà sono stati di fatto dirottati sul reddito per la cittadinanza. Conseguentemente oggi molto spesso i comuni si trovano senza le risorse necessarie per le cose più semplici che hanno sempre fatto, il pagamento di affitto, di bollette, oppure semplicemente un aiuto per i buoni spesa. Allora bisogna farcela effettivamente una riflessione di carattere generale, perché noi ce lo ricordiamo benissimo che il reddito di cittadinanza fu festeggiato con i cartelli relativi all'abolizione della povertà, e stendiamo su questo un bel pietoso. Purtroppo però la povertà non è stata abolita, e quindi vanno ridate ai comuni le risorse che consentano loro di intervenire nei casi di grave disagio sociale, e utilizzando anche naturalmente una parte dei soldi che sono risparmiati per quello che riguarda il reddito di cittadinanza, in modo particolare poi per questi famosi navigator, per il supporto a quello che è il taglio delle tasse e dell'IRPEF in modo particolare, o del cuneo fiscale. Cartelle esattoriali, le novità. La questione delle cartelle esattoriali è interessante sempre da un punto di vista politico, oltre che avere ovviamente un interesse per ben 300.000 contribuenti circa. Perché? Perché molto spesso si dice che sono state grandi battaglie anche roboanti sulla questione della sospensione delle cartelle, o sul problema dello stralcio, sul problema anche della riscossione delle cartelle medesime. Si è polemizzato perché ovviamente c'è gente che ha pagato, persone che non pagano, insomma c'è un erario che non sa riscuotere i propri debiti, insomma le questioni messe la canna al fuoco è senza molta.
però questa revisione della, diciamo, di quelli che sono i termini con riferimento sia alla riammissione in termini per quelli che sono rimasti decaduti dalla rottamazione terra, sia per quello che attiene il saldo e stralcio, è stato un lavoro di concerto fatto tra il governo ed le commissioni finanze della Camera e del Senato. Perché dico che è un punto politico rilevante? Perché significa che in realtà c'è un lavoro sinergico importante fra il Parlamento e il governo. Non è vero quello che si dice, cioè che in realtà non c'è questa sinergia. Perché le commissioni, e quindi Camera e Senato, come ricordavo, finanze, hanno fatto un lavoro attraverso il quale si è fatta una riflessione con riferimento intanto a quelle che sono le rate per cui si ha la decadenza, rate che sono diventate 18, e chiaramente questo dà un respiro non indifferente. E poi sono state anche per coloro i quali hanno avuto magari dal 1° di settembre delle cartelle, sono stati dati ulteriori 150 giorni per pagare. Quindi indipendentemente dalle varie soluzioni tecniche, c'è da dire che la attenzione a questo problema che riguarda le famose cartelle non esigibili è rimasta sempre alta. È rimasto soprattutto la volontà anche di immaginare dei saldi e stralci in modo tale da non intasare quello che è il lavoro dell'Agenzia delle Entrate quando i crediti sono inesigibili, ed è stato fatto tutto questo attraverso un approfondimento che è durato insomma qualche buon mese tra il Parlamento da una parte e il Ministero dall'altra. Quindi un lavoro sicuramente positivo, visto che le cartelle, lo ricorderete, nel periodo del Covid erano uno degli argomenti sicuramente all'ordine del giorno. Oggi possiamo dire che è uno dei problemi verso i quali si va verso una graduale soluzione. Amministrative. Cresce l'astensionismo. Questo è un dato che deve far riflettere molto, perché noi abbiamo avuto fino a praticamente alle elezioni della Emilia Romagna una situazione in cui avevamo dei numeri importanti di persone che andavano a votare. Voi ricorderete le regionali, no? Cioè, sono state delle regionali combattutissime fino a quando non è arrivato il periodo del diciamo più terribile del Covid, ed erano anche delle elezioni dove le persone andavano a votare, c'era uno scontro diretto, quindi c'era la volontà di andare ad esprimere il proprio voto. Le elezioni amministrative invece hanno dato un dato assolutamente in controtendenza, che si è cercato di analizzare in varie maniere. Qualcuno ha voluto attribuire questo disinteresse dei cittadini al Covid, altri lo hanno voluto invece attribuire al fatto che in un certo senso i partiti hanno perso il ruolo, tenuto conto del fatto che oggi c'è un governo appoggiato da una della larghissima maggioranza del Parlamento che sta facendo tutta una serie di cose per farci uscire da quella che è la pandemia. Ora, io ho un'idea da questo punto di vista, che però è un'idea naturalmente di carattere personale, che tocca due aspetti fondamentalmente. Cioè, da un lato, le elezioni, che sono state sicuramente delle elezioni di carattere e di natura amministrativa, non hanno scaldato i cuori, ma non hanno scaldato i cuori perché forse non era molto chiara la differenza tra le coalizioni in campo relativa chiamiamolo allo scontro politico, no? Tra le idee di un centrodestra e le idee di un centrosinistra. Ma dall'altro lato, sicuramente, siccome poi che se ne dica, le elezioni amministrative in qualche modo sono anche un po' influenzate dal clima nazionale, c'è sicuramente anche una non adeguata spiegazione da parte dei partiti che cercano dei temi identitari che però non sono poi quelli all'ordine del giorno dell'attività che fa il governo. Dicevo, c'è una tendenza a non spiegare i motivi per cui si sta al governo insieme e i motivi per cui ci sono una serie di provvedimenti che vengono assunti e che magari sono assunti in un modo che può piacere a quelli che sono gli elettori, se solo si spiegassero in modo adeguato.
Credo che la rinuncia che hanno fatto i partiti a spiegare chiaramente, a difendere quelli che sono i provvedimenti che fa il governo, scegliendo la strada di due vie parallele che sembrano non incontrarsi mai, li penalizzi poi in termini elettorali, nel senso che le persone non hanno poi un effettivo interesse ad andare a votare perché non gli manca quella che un tempo veniva chiamata la cinghia di trasmissione. Io spero che i partiti riflettano, perché non è solo lo scontro che porta le persone a votare. Le persone vanno a votare quando c'è consapevolezza. Questa consapevolezza deve essere data attraverso un'informazione semplice, corretta, il più chiara possibile, se me lo permettete, ma questo perché sono di Forza Italia, anche in modo moderato ed intelligente, e questo può riportare, secondo me, l'interesse per quella che è l'attività politica senza i toni che sono magari eccessivamente roboanti.